Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel cuore dell'estate ci fermiamo a guardare Gesù che sceglie tre amici tra gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta in disparte, dice loro: andiamo in montagna. Vorrei giocare allora con questo dettaglio, con l'assonanza al nostro bisogno di ferie. Andare in disparte, come dice Gesù, ha lo stesso senso della parola vacanza. Vacanza deriva dal latino vacatio, che significa spazio vuoto. Vacanza è creare uno spazio vuoto, mettere distanza tra quello che faccio di solito e alcuni giorni di calma. Prendo la distanza dalle cose. Anche noi, come gli apostoli, quando riusciamo a staccare, a prendere distanza, diciamo: che bello stare qui, che bello stare così. Da questa prima mia forzatura del Vangelo di oggi sul termine vacanza, mi viene una prima riflessione, che è questa. Chi non è capace di guidare la propria vita sarà sempre condannato a rincorrerla. Sei capace di guidare la tua vita solo se sei in grado di fermarla. Esattamente come quando guidi una macchina. È facile mettere in moto una macchina, è tutto sommato facile mettersi ad accelerare e andare veloci, ma solo se sai guidare sei capace di frenare senza schiantarti. Chi non è capace di guidare la propria vita sarà sempre condannato a rincorrerla. Noi, come i discepoli del Vangelo, ci troviamo pieni, forse ingolfati di impegni, di storie, di attese, di sforzi, di amarezze. Ci troviamo con i piedi consumati a correre per le mille cose. Ci troviamo appesantiti dal fardello delle cianfrusaglie della vita. Ci troviamo zavorrati dalle ingarbugliate questioni che complicano tutto, con una fatica esistenziale di fondo che logora i nostri sogni e i nostri desideri. Gesù si ferma, stacca, va in disparte e lì si trasfigura. Si ferma, stacca, va in disparte, il suo volto diventa luminoso. E quando stacca e va in disparte, in montagna ritrova due vecchi amici, Mosè ed Elia. Proprio come quando vai in ferie e ti imbatti sempre in qualcuno che conosci ma che non fa parte della tua vita solita. E così
capita a Gesù e agli apostoli sulla montagna. Con la fantasia allora prendo un secondo spunto da questo brano e mi immagino che ai discepoli quel giorno e a noi oggi Mosè dica divertitevi e Elia dica riposatevi. Mosè ci dice divertitevi. Mosè è l'uomo che ha attraversato il deserto, che è passato dall'Egitto alla terra promessa. Mosè ha saputo cambiare strada per trovare libertà dalla schiavitù. Divertirsi, divertimento deriva dal latino devertere, cambiare direzione. Allora divertiti significa cambia direzione del tuo guardare, cambia direzione del tuo cercare, cambia direzione del tuo correre, cerca te stesso, ascolta un po' di più il tuo cuore, prova a volerti bene di più in questi giorni, prova a darti attenzione. Guarda in faccia e chiama col loro nome le tue schiavitù e poi cambia strada, divertiti, alleggerisciti, ridimensiona le cose, cambia aria nella tua testa, divertiti, cambia direzione, cambia prospettiva. Elia invece dice riposatevi. Elia è il profeta della speranza, è il profeta che annuncia un futuro nuovo e allora dice riposati. Posa le cose in modo nuovo, riposa, rimetti a posto le cose, riposa, riposizionati nelle tue priorità, rimetti ordine, riposa, riposa, posa in modo nuovo le cose, mettile in ordine secondo le loro priorità. Ma è anche riposa, rimetti dentro qualcosa, cioè rimetti dentro nuova attenzione a te stesso, rimetti dentro premura, rimetti dentro considerazione verso te stesso, rimetti dentro attenzione verso chi ami, rimetti dentro spiritualità verso Dio. Se saremo capaci di divertirci e di riposarci, avremo un volto luminoso come Gesù. Perché? Perché saremo capaci di ricreazione. È l'ultima parola di queste vacanze. Ricreazione ci porta al ricordo della campanella scolastica, quando fermavamo la fatica delle lezioni e ci divertivamo. Abbiamo bisogno di ricreazione, di una campanella che ci faccia distrarre. Però ricreazione ha un senso densissimo, è nuova creazione, ricreazione, è vita nuova, ricreazione è rinascita, è resurrezione dalle piccole morti di ogni giorno. Allora accogliamo quest'oggi per trasfigurarci il comandamento dell'estate. Divertiti, riposati, ricreati. Perché per il Signore divertirsi, riposarsi, ricrearsi sono una cosa seria. Ne consegue una scelta di qualità alta della vita, perché Gesù dice agli apostoli, torniamo a valle, torniamo giù dalla montagna con una coscienza diversa di noi stessi, luminosi, caricati. C'è una storia spirituale zen che a me piace molto. Racconta di un fedele che ripeteva: quando ogni cosa andrà a posto, troverò pace. E dopo un po' che lo ripeteva, lo spirito gli obiettò: no, trova prima la pace e poi ogni cosa andrà a suo posto. Questo è il segreto della trasfigurazione tra Mosè ed Elia, tra il divertiti e il riposati per ricrearti. Trova la pace e ogni cosa andrà a suo posto.